15 XL per me. Ecco, noi abbiamo la nostra Donatella Cupertino che è andata a fare un po' di shopping con Giulia, un'amica. Vediamo com'è andata. L'adolescenza non è stata facile, per fortuna c'è un buon carattere di base, questo me lo prendo come merito, e per fortuna ci sono persone che hanno la capacità di aiutarti comunque ad uscire fuori da questi tunnel. A parlare è Giulia, 37 anni e 120 kg, taglia 54. La sua vita non è stata semplice a causa proprio del suo peso. Lo vivevo male, come un adolescente sovrappeso, come una ragazza che cercava insomma di inserirsi in determinati contesti dove c'era comunque della discriminazione da parte di fuori, insomma, dal mondo esterno. Fammi un esempio. Il più semplice che mi viene è nei negozi di abbigliamento, andare a fare shopping e sentirsi dire no, non abbiamo la tua taglia. I guess that's fine. Per capire cosa significa per Giulia fare shopping, con l'aiuto di una telecamera nascosta, abbiamo cercato di comprare un abito. Un vestito particolare ed elegante e un completo intimo speciale per la notte di Capodanno. Ha un vestitino per Capodanno? Sì, come no? Senti, che taglia? 54. Non abbiamo rifinato 46, come taglio? Però che paio c'è? Sembra bello, ma mi quanto cazzo. Sarà una 45 taglie più grandi. Tra gli sguardi attoniti delle commesse e l'imbarazzo delle risposte, le speranze di Giulia di trovare l'abito perfetto si sono affievolite sempre di più, soprattutto quando una commessa le fa capire chiaramente che trovare un abito per lei è un'impresa impossibile. Non per te, vero? No, perché no, mi spiace, solo taglie normali. Vabbè, taglie normali che intendete? No, una 46 massimo, una taglia normale. Devo andare per le taglie calibrate, i negozi che sono specifici per questo. Ma vendono roba più da adulta, cioè... Ma con una taglia così, da giovane, o vado alla sarta, sarà un po' impossibile trovarli. Giulia però non si fa più prendere dalla rabbia e dalla disperazione. Il suo proposito per il nuovo anno è solo uno: è continuare a perdere peso per permettere alla mia salute di andare per il verso giusto. Dottoressa Caroli, vedevo insomma che durante il filmato era abbastanza infastidita, eh? Non si è sentito quello che ho detto, vero? No, non si è sentito. Allora, io trovo che questa sia una forma di razzismo. Esattamente. Perché io non posso accettare che una commessa dica una taglia normale come se un'altra persona fosse anormale. Più che applaudire le mie parole, dovrebbero fischiare la gente che dice queste altre parole. Perché io trovo che sia assolutamente fuori di testa e di cuore. Non esistono persone normali, esistono persone che grazie a Dio sono tutte diverse. E grazie a Dio, perché ricordatevi com'erano quelli della Cina di una volta, tutti uguali, tutti grigi, tutti uguali. È una cosa terribile, non c'è la possibilità di vedere la bellezza.